Ritorniamo a parlare di libri. Partiamo da un libro, da un argomento, anzi, che poi passiamo al libro, parliamo un po' del libro e poi iniziamo a sragionare degli argomenti, della tematica del giorno. Oggi mi piacerebbe parlare, affrontare con tutti voi un argomento che abbiamo a volte svicolato, a volte ci abbiamo un po' trollato intorno, no? Quando si parlava, quando spesso poi si finisce a parlare di religione, no? In realtà a me piacerebbe parlare non tanto della religione che, diciamo, è permettetemi il termine, fine a se stessa. Mi piacerebbe invece parlare con voi di un argomento più complicato, più sfumato, che è la spiritualità. Ok. Ok. Che è una cosa. Ho paurissimo. No, lasciamo stare. Ovviamente. Però se andava, ho paura se andasse nella fede. Tanto tempo fa, no, scherzo, non tanto tempo fa, diciamo un secolo fa più o meno, c'è stato un autore che ha avuto una vita particolare, non italiano, ma che scriveva in italiano e che ha vissuto praticamente, perché è nato nei primissimi anni del Novecento, ha vissuto quello che poi è stato il secolo più feroce, se vogliamo, no, per l'Europa, perché si è visto due guerre mondiali, tutto il contesto della guerra fredda, insomma. Lui, nato mi sembra 1908, morto negli anni 90, forse più tardi, mi sa addirittura nel 2000, nei primi anni 2000, quindi proprio lui si è fatto quasi un secolo di vita in un contesto dove ha fatto da testimone. C'è chi l'ha definito così, chi lo definirà così più avanti, il testimone del secolo, perché quanti autori hanno avuto, no, questa sovrapposizione quasi perfetta col XX secolo. Ed è stato testimone come essere umano, come osservatore, ma anche come giornalista, di tutta una serie di cambiamenti, da una posizione un po' privilegiata e un po'. Non è Svevo, non è Primo Levi e non è Calvino, non è Sartre. Vi ho detto che è un autore che scrive in italiano. E Paolo Villaggio? No, non penso che sia Paolo Villaggio. Quest'autore è svizzero, della Svizzera italiana. Ha vissuto tanti anni a Berna senza mai imparare il tedesco. Incredibile, cioè era bilingue, parlava, cioè lui stava nella Svizzera italiana, parlava italiano, francese, poi si mise senza troppo risultato a studiare l'inglese, ma un po', diciamo, con scarsi risultati. Ma nonostante abbia vissuto 10 anni a Berna, il tedesco non lo sa. Boh, non si sa come sia possibile. Questa è la volta dove non indovinano l'autore. È vero, sì, ma questo ovviamente vi avevo annunciato che sarebbe, non è il Masseo, però è vero, è un conterraneo del Masseo, e non è Murakami, ma è invece un signore che si chiama Piero Scanziani, e oggi vi ho portato il suo libro autobiografico, che si chiama Il fiume dalla foce alla fonte. Vi prego di nuovo di notare la bellezza di questo libro dal punto di vista grafico, che è sempre utopia, sconcertante, ragazzi. Questa è utopia, ovviamente, e sono coloro che hanno ripubblicato tutta l'opera di questo signore, che si chiama Piero Scanziani, dopo che era caduta in disuso e passata molto di moda. Ok, Scanziani in realtà non è tanto conosciuto per questo libro in particolare, ma è conosciuto per diciamo, come si dice il termine in francese, non mi viene, vabbè, insomma, quando esce a puntate, ok, iniziò a pubblicare questo libro, diciamo così, che si chiamava Avventura dell'uomo, a puntate su una rivista. Ebbe un certo successo, lui continuò a scrivere, scrisse tanti romanzi. Il problema è che non se lo inculava quasi nessuno. Lui era sempre a fare un braccio di ferro con gli editori, perché erano gli anni comunque del primo dopoguerra, perché considerate che lui, appunto, del 1908, ha avuto, diciamo, una vita particolare, da due genitori che quasi lo volevano, a tratti no, la madre scappa per fare dispetto al padre, il padre che sostanzialmente, diciamo, è rimasta incinta la sua donna, quindi la mamma di Scanziani, perché lui voleva scopare e lei era buona, e poi si lava dal cazzo, lui contento, gli andava bene così, resta in Svizzera, mentre lei scappa, se ne va a Como. Sta un po' a Como, poi fa Spoletta a Milano, si rifidanza, il compagno di lei però non vede di buon occhio lui, alla fine... come si dice, l'ordinanza del divorzio del giudice aveva stabilito che a 10 anni lui sarebbe passato dalla madre al padre, e quindi
per legge passa al padre, e il padre, che ormai si era rifatto una vita importante a seguito del figliolo, lo spedisce in collegio. E lui si fa la formata con la scusa, diciamo, insomma, dei cazzi, si fa il collegio, poi esce fuori e parte questo la sua vita, una vita strana, una vita in cui lui durante la Seconda Guerra Mondiale si trova rinchiuso a Berna, dove passerà 45 anni sposato a una donna di cui Non gli frega un cazzo, però di comodo, perché ci si era trovato, lei l'aveva aiutato in un momento in cui lui era a Roma, e non sapeva, insomma, per gratitudine, si sposa per gratitudine. Gli ha dato il cazzo per ringraziare. Esatto, hanno tre figlioli, 45 Beh, anni. Gli ha dato parecchio il cazzo. Gli ha dato parecchio il cazzo, di certo non sparava a salve. Tra l'altro la sua casa diventerà anche un ritrovo di eminenze antifasciste. Come giornalista incaricato, anche se a intermittenza, potrà girare il mondo, e nel fare quest'opera lui realizzerà quella che è considerata la sua opera magna, che si chiama, ve l'ho accennata una volta, Gli Entronauti, questo termine che lui conia a indicare tutte quelle persone che hanno dedicato la propria vita e che continuano a dedicare la propria vita all'esplorazione della propria interiorità. Come ne parlavamo quando si parlava del conoscere se stessi. Bravissimo. No? E infatti ho pensato se portarvelo, tra l'altro è veramente molto bello quel libro, sempre pubblicato da Utopia, però ho deciso che ne parleremo un'altra volta perché merita un approfondimento dedicato. Questi Entronauti lui va a cercare proprio li cerca, una caccia agli Entronauti in tutto il mondo, no? E si va da Gerusalemme al Monte Athos in Grecia, dove c'è questo monastero dove ci devono essere solo uomini e non ci sono, come si dice, non ci sono donne, non è permesso assolutamente, è ironico perché il Monte Athos è intitolato alla Madonna, però non ci possono essere assolutamente donne. Vabbè, ma era semplicemente uomini che volevano vivere tranquilli. Diciamo di sì, poi c'è stato qualche scandalino per presenza di donne nascoste, ma anche di bambini, insomma, qualche cosa così, insomma, bene. E poi dalla Cina, ciao France, alla Cina e anche soprattutto all'India, ok, dove lui conosce a distanza un giorno, più che trentenne, nella Berna in quarantena, perché al tempo tra l'altro era il Covid, ma si stava dicendo che praticamente c'era rimbalzavano, perché lui era in questa redazione dove si dicevano le notizie della guerra mondiale, però c'era questa paura che prima o poi la Germania invadesse la Svizzera davvero, no? Sicché la Svizzera fa quello che può, quindi schiera il suo contingente di quasi 500.000 di uomini a difesa dei confini svizzeri, che la Svizzera è molto poco attaccabile, immaginerete, però il rischio dei bombardamenti c'era, e poi il Belgio era neutrale ma era stato invaso, insomma c'erano diversi presupposti di neutralità violata dai paesi bellici durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi insomma fra varie notizie lui era in questa redazione che captava tutte le varie news che venivano dal mondo, no? E poi tutta la stampa del mondo guardava la Svizzera, perché appunto dalla posizione privilegiata della neutralità si presupponeva che fossero più verosimili, finché non arriva questa voce che dice bombardano Berna, cioè fra poco bombardano Berna, sicché panico totale, la città si svuota e lui come redattore resta fino all'ultimo lì dentro, e poi a un certo punto completamente sconfitto, cioè manda ovviamente la sua famiglia, l'aveva mandata tipo su un villaggetto in montagna per proteggerla, e praticamente lui arriva a casa, in questa casa trincerata, e dice mi importa una sega, nel bunker non ci scendo, si svacca sul divano mezzo morto, sconfitto, e fa ma che cazzo sta succedendo alla mia vita, cioè io ho 35 anni, sono qui in una Berna che sta per essere bombardata, di quello che volevo fare nella vita non ho fatto un cazzo, c'ho tre figlioli con una moglie che non ho il coraggio di divorziare, che cazzo ci faccio qui, no? E sicché c'era un libraio con cui un amico che ogni tanto gli mandava un par di libri, perché sapeva che lui tipo insomma trafficava anche questo giornale, piglia sto libretto che c'è sul comodino di un autore sconosciuto che si chiama Aurobindo. Aurobindo, un autore indiano, e lui apre il libretto a caso, un libretto del cazzo di 50 pagine, legge una frase a caso sotto una pagina nel vuoto, illuminazione immensa, e tutta la sua vita si risolve in quel momento lì, e lui dice no, Madonna, da questo, cioè, è come se la mia vita fosse stata un'attesa di quel momento, la mia vita precedente fosse stata un'attesa di quel momento lì, ma io quello che mi è successo non lo so spiegare, ci ho provato una gioia, una pace, una realizzazione leggendo una frase che neanche ho capito, no?
ha detto: io devo capire che cazzo è successo, sicché inizia a leggere dei libri sui mistici, per capire la gioia, che cazzo è, niente, non c'è verso. Alla fine, preso dalla disperazione, scrive a questo Aurobindo in India, ok? Durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi possibilità zero. E invece, tipo un mese e mezzo dopo, questo Aurobindo gli risponde, ma gli risponde tramite un suo discepolo che era un francese che un po' parlava italiano, e lui si rende conto che ha fatto il pezzo, perché ne aveva scritto nella foga in italiano, e questo tizio un po' in un italiese gli risponde, fa: guardi, per favore, se vuole scrivere al maestro gli scriva in francese, che lui nel frattempo non sapeva tutto il casino che stava succedendo, certo, in India, e questo Aurobindo si era rifugiato nell'India francese. Fa: il maestro non parla italiano, lo parlo a malapena io, per favore, se vuole. Sicché continua uno o due lettere, poi alla fine la guerra arriva proprio nel clou. E Aurobindo è morto. No, Aurobindo muore, ma di vecchiaia. E lui però gli rimane questa cosa, gli rimane di questi intronauti in testa, anche se al momento non aveva un termine per designarli, e da lì partirà poi il suo viaggio. E diciamo, in questo libro... Ma questa frase qual era, si sa? Aspetta, te la leggo, se la ritrovo. Ah, c'è scritta anche proprio. Cioè, l'ha citato, ovviamente. Nella sua biografia, giustamente. Sì, 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 chiaro. Questa è un po' romanzata, perché non si capisce, cioè fa una biografia, però non vuole citare i fatti e non vuole citare i luoghi. Boh, quindi cioè, va bene, però è un po' romanzata, ma comunque ci sta. Eccola: trasforma il piacere in un'estasi continua e senza motivo, che tutto in te sia felicità. Ecco il tuo scopo. Cioè, lui legge questa frase e rimane folgorato, ok? Quindi uno di quelli che se ora ci beccasse un fuffaguro, boh, è finito, è finito. Tra l'altro, pensate, grande Piero Scanziani, nostro padre assoluto, che ha 65 anni, alla fine divorzia dalla moglie, ha 65 anni, si sposa con una si sposa con una trentenne, 25enne tipo, e ha pure un figlio. Ecco fatto. Sicuramente Piero a 65 anni. Comunque è un libro particolare. Piero Scanziani è un autore molto spirituale, e questo libro non è tanto vi racconto la mia vita, è più che altro vi racconto la mia ricerca. È l'indagine che un vecchio scrittore fa, perché qui è più che ottantenne, guardando in retrospettiva la sua vita, non in ordine cronologico, ma cercando di interpretare, di dare un senso e di capire a quelle impalcature esistenziali. Grande azzurrona. Che sostengono in qualche modo la vita di ognuno di noi. Cioè, noi, se ci pensiamo come edere, ok? L'edera si arrampica intorno alle cose, però quando si guarda la pianta, la si guarda in quanto tale. Se io guardo una pergola, un pergolato, certo, vedo la pianta, non faccio caso al supporto ligneo di questa struttura, che pure gli dà forma e sostegno, ma in quei sostegni non scorre alcuna linfa. Eppure però sostengono e danno forma alla pianta in quanto tale, noi la ammiriamo per questa bellezza. Ecco, Piero Scanziani si concentra nel guardare esattamente quei sostegni e dice: cosa cazzo sono questi sostegni? Perché alcuni ce l'hanno e alcuni no? Perché ora li vedo e ora non li vedo? Qual è il senso? Da dove vengono? E lui ha, tra l'altro, questo modo di narrare si vede molto... è legata alla poesia, cioè deve molto alla poesia, cioè a dei termini a volte che sono arcaici, no? Tipo, invece che illuminare, allumare, cioè questi termini un po' desueti, volutamente desueti, perché alla fine il libro è dell'80, cioè di 40 anni fa, non è che è di 150 anni fa. Però non ci sono stati tanti autori che proprio hanno vissuto praticamente un secolo esatto, dall'inizio del Novecento al 2000, ok? E quindi possono testimoniare sulla guerra, su tutte e due le guerre mondiali, sul periodo che è seguito alle guerre. Tra l'altro, questo tizio, cioè ragazzi, nel 45, cioè appena finita la guerra, fa: boh, me ne vado a Roma con tre figlioli e la moglie, cioè nell'Italia devastata dai briganti, dalla guerra, e lui con la macchinina partono, fanno sto viaggio della speranza, cioè una roba che una persona normale non lo farebbe mai. Però lui è sempre stato sensibile a questa spiritualità, che pure scopre tardi, perché lui da piccolo, con la formazione che aveva avuto in collegio, paradossalmente il collegio era cristiano, lui arriva alla conclusione che è ateo, non gliene frega un cazzo, non c'è niente, Dio non c'è, sono ateo, agnostico, non me ne frega di nulla. Eppure lui, nonostante questo suo dubitare, si rende conto che una spiritualità ci deve essere,
Ci deve essere. Ci deve essere. E questa frase, questa sensazione che lui prova leggendo questo Aurobindo, gli conferma che cazzo, qualcosa c'è. Ma è qualcosa di condivisibile o qualcosa di unico? E quindi da lì inizia, prima in modo spassionato, poi in modo metodico, professionale, questa ricerca di altre persone che indagano loro stesse nelle profondità del mondo, no? Quindi dalla Cina, il Giappone, a Gerusalemme, l'India, tutto il mondo lui ricerca questi entronati, queste figure dedicate all'esplorazione di se stessi. Io ve lo consiglio questo libro, se è una tematica, e lo è assolutamente, beh, interessante, è sicuramente affascinante, è un punto di vista diverso. Ma quello che ti chiedo è, sfocia nelle guide, le cose, o dà effettivamente... Perché la cosa che mi ha interessato tanto è questo punto di vista, no, dell'edera, degli scheletri che sorreggono la vita, che però sono... Ma lui va verso una sua spiegazione di questa cosa, un suo punto di vista? Certo, certo. Ora, la cosa che perché chiaramente si può vedere, come si può condividere, come non condividere il punto di vista di un autore, di un autore anche particolare, appunto, come è stato Scanziani, che a lungo è stato molto, come si dice, è passato molto in sordina, tant'è che vedete che nessuno, per esempio, l'aveva indovinato, no? Scommetto che nessuno in chat avrà letto assolutamente nulla di Piero Scanziani, probabilmente. È importante perché è uno dei pochi autori che affronta questo termine della spiritualità in modo anche, come si dice, scevro da pregiudizi e appassionato. Però personalmente, cioè, quello che è il mio sentire, ecco, quando tutto si riconduce un po' all'amore, no? Okay. Che l'amore come forza della vita, inteso come nella sua purezza, che la vita si realizza solo con l'amore, solo attraverso l'amore, solo tramite l'amore, boh, cioè un po' mi sa di, come si dice, sai, tipo un po' quella marcezza harry potteriana di Silente. Però lui ci arriva in qualche maniera, in fondo, cioè al suo processo a dire l'amore. Sì, 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 certo, ci arriva, cioè tutta un'evoluzione che lui fa, cioè la sua vita è sì una cronostoria, diciamo, ma è anche una ricostruzione poi di quella che è la sua, diciamo, fede, no? A livello spirituale, che è una fede che più che in un Dio in quanto tale risiede in una forza immanente, ok? Diciamo così, in qualcosa che ci deve essere, una cosa che io penso che accomuni molte persone anche oggi. Cioè, non è che magari uno deve credere in Dio, e secondo me qui si fa spesso confusione tra spiritualità e religiosità. No, no, ma infatti prima, quando sei tu, pensavo parlassimo di fede, lì sarebbe stato un problema. La spiritualità in realtà poi assume tantissimi aspetti super diversi, cioè credo che la spiritualità esista in base alla persona che sei, cioè non credo non esista una persona non spirituale, cioè in qualche maniera anche più materialista, cinico, sì, no, qualsiasi cosa, qualsiasi persona tu sia, di base hai un meccanismo spirituale, cioè legato a quello che uno può chiamare l'istinto, il sesto senso, il destino, la volontà, chiamatela come cazzo vi pare, ma di base tutti riportiamo in una maniera, in un ambito, in un altro, qualcosa a... Beh, io credo sicuramente che, allora, la spiritualità è probabilmente il primo... E se vogliamo, è il più, sì, il primo inteso come primitivo, e il principale motivo per cui l'uomo è in grado di fare metacognizione, cioè di indagare anche solo col pensiero qualcosa che va oltre la dimensione meramente materiale. Se non ci fosse questo latente impulso alla spiritualità, probabilmente oggi non avremmo neanche la scienza, non avremmo neanche avuto a suo tempo la filosofia, cioè alla fine queste discipline, questo modo di brandire, no, il pensiero come uno strumento, deriva dal non limitare a concepire la nostra realtà in quanto tale, ma a chiedersi se esista qualcosa che va oltre, chiaro, la portata dei nostri sensi. È la capacità, no, dell'essere umano, dell'astrazione, cioè di immaginarsi, di pensare, di visualizzare o di ipotizzare un qualcosa di inesistente. Certo, teoria, esatto. Che possa essere una possibilità, è esattamente questo. Cioè, può esistere qualcosa che io non vedo, cioè può esistere, può avere non corpo, anzi, può esistere qualcosa che non ha corpo,
no? E questo magari oggi uno può dire, eh sì, vabbè, esistono un sacco di cose che non vediamo grazie alle scoperte scientifiche, ma al tempo questo concetto non c'era, no? Senza andare a scomodare Democrito, che teorizzò per primo gli atomi, no? Magari uno può dire, quanta realtà tangibile ci può essere dove non arrivo coi sensi? Perché, ragazzi, sarebbe, e questo ci arrivarono già i filosofi al loro tempo, sarebbe, come si dice, arrogante presupporre che noi siamo dotati di tutti gli strumenti di necessari, tutto l'esistente, esatto, cioè è ovvio, è assiomatico, mi verrebbe da dire, in quanto fondamento dell'esistenza, che ci sono per forza degli strumenti che noi non padroneggiamo, che non abbiamo, no? Proprio. Voglio dire, ci sono animali che hanno addirittura percezione tellurica, no? Cioè percepiscono forme di vita a contatto col terreno. Oppure pensate ai pipistrelli col loro sonar, no? Ci sono un sacco di modi di interagire con l'ambiente circostante che neanche magari rientrano nella sfera dei nostri sensi. Eppure, se fossi una talpa non esisterebbero i colori. Esatto, oppure anche i cani, mi sembra, non siano in grado di... Se fossi sordo non esisterebbero i suoni. Di vedere... Però il concetto è quello, sì, se ci pensi, alla fine il suono che cos'è? È una vibrazione tradotta dal nostro timpano, a un impulso, esatto, elettrico che arriva, esatto, al nostro cervello. O anche, non esiste il suono. No, o anche, la vista, per esempio, c'è tutta una branca di scienziati che continuano a studiare pure oggi il fenomeno della vista, di come l'ambiente si proietta cioè come le informazioni visive vengono prima filtrate e tradotte nell'occhio e poi attraverso il nervo ottico comunicano col cervello che elabora. È una cosa super, penso l'occhio sia forse l'organo complesso. L'organulo, anzi, più complesso dopo il cervello. E avevo tra l'altro la professoressa di scienza al liceo, che aveva anche Giulia, che lei faceva ricerca esattamente sull'occhio. Perché era una roba fuori di testa. Cioè c'era tutta la struttura. Ho letto un messaggio, vi faccio una citazione. Perché l'occhio umano vede più sfumature di verde? Don Matteo, non è Don Matteo. Io non ho idea di dove venga questa citazione. Non so di cosa parli. Fargo. Poi che cazzo è Fargo? È molto ganza come serie. Può essere considerata spiritualità anche la fede in se stessa? Assolutamente sì, guarda, sì, secondo me. Bugia, sì. Nel senso in cui io credo che, come dicevo prima, ovviamente vi sono POV, ragazzi, non è che ci esistono risposte veritiere. Come dicevo prima, anche nei più legati alla realtà, i più materialisti, cinici e quant'altro, di base ci sia un qualcosa che ti conduca. Cioè, prendo per esempio me, che credo ormai a questo punto della mia vita di essere la persona meno... Spirituale. Meno... con meno fede nello sconosciuto che io conosca. Mm. Però di base non posso negare che ci sono delle situazioni nel quale tu ti affidi a una fede o ti affidi a un potere che poi puoi riconoscere nell'amicizia, nella fiducia in te, nella tua progettualità, nelle tue idee, in quello che hai fatto, insomma, in qualche maniera a un certo punto devi fare il salto. Ti affidi a te stesso, ti affidi a un amico, ti affidi alla tua ragazza, ti affidi all'amore, ti affidi all'affetto dei genitori. In qualche maniera, anche se sei veramente materialista, non puoi esserlo del tutto fino in fondo, perché siamo esseri umani. Se fossimo guidati solo dall'istinto, no, materiale, della botta e risposta, no, credo che sarebbe non solo penso che sarebbe limitante, penso anche che sarebbe dannoso per la persona se si limitasse, come è vero anche il senso opposto, cioè se uno, mi viene a mente la storia di Talete, avete presente Talete il matematico, che si dice la storia appunto di Talete che cadde nel pozzo, perché per guardare le stelle camminando non vede il pozzo e ci esco dentro. E se è vero che la spiritualità eccessiva da una parte può essere lesiva, pensate allo stile di vita per esempio della clausura dei monaci, no? Quello che poi significa per l'individuo la mortificazione costante ed esasperata del corpo, è pur vero che un gretto materialismo scevro da qualsiasi sfumatura di spiritualità può essere dannosa nel senso opposto. Magari pensate
alla degenerazione completa, in questo senso stile Fuffaguru, no, per esempio, cioè il trionfo del soldo, del soldo che comunque però si basa su spiritualità, un altro tipo di spiritualità, però il credi a me, abbi fede, puoi cambiare, puoi migliorare, fai schifo, sì, c'è okay. una strada, diciamo, cioè, che in questo senso ti chiedono comunque di abbandonarti alla fiducia, a una speranza, a un qualcosa. Diciamo che in questo senso, per rispondere anche al ragazzo di prima, sì, indubbiamente è esistito un filone molto florido di questo tipo di pensiero, no? Che alla fine è un po', si parla di antropocentrismo, no? Quando ci si chiede se la fede in se stessi possa essere annoverata tra i tipi di fede, no? Antropocentrismo e, se vogliamo, anche esistenzialismo, no? L'esistenzialismo di Sartre, per esempio, che poneva appunto come oggetto di riflessione l'uomo in quanto tale e tutto quello che ci stava intorno, perché poi l'esistenzialismo può essere molto sfumato. Se vogliamo, sono tipi di, più che di fede, in questo caso parliamo, secondo me, di spiritualità. Ma tutti devono averne una. Ecco, io di questo sono estremamente convinto. Cioè, non ci si può limitare nella vita a... ora, è un po', se ci pensate, quel mantra buddista, no? Del non sutra. Insomma, c'è che dice la falsità delle cose. Cioè, se possiedi troppe cose, alla fine ti possiedono, no? E questo è il senso della massima buddista. Però c'è un po' di vero, diciamo, cioè sì, è Fight Club, ma c'è un mantra buddista che dice questa cosa. Nonostante mi ritenga ateo, riconosco che una sorta di spiritualità sia presente in me, nel senso che secondo me qualsiasi essere umano ha una forza che lo spinge verso i propri desideri e credenze. C'è chiaramente chi dà più o meno ascolto a questa, però in generale ho questa impressione. Io sono assolutamente d'accordo con te. Penso che sia... che sia radicata nell'uomo una sorta di forza la cui origine, se vogliamo, è ignota, o si potrebbe addirittura pensare che sia la coscienza questa forza. Vi dico questa storia che ho scoperto. Ecco, io credo, la coscienza credo sia il mio punto debole. Non ce l'hai? Sei un automa? No, al contrario. Okay. Cioè, la coscienza è quella cosa che non riesco a razionalizzare. Cioè, non posso non crederci, nel senso in cui, che cos'è la coscienza? Non è niente la coscienza, cioè è un'entità non fisica all'interno di ognuno di noi. Mentre lasciamo campo libero ai sicari che vengono a sparare in testa al Mase, vi racconto questa storia che è arrivato la coscienza. Vi racconto questa storia che sono arrivato a... che ho conosciuto per caso un paio di giorni fa, o qualche giorno fa, e che mi ha dato molto da riflettere, perché la dice molto, no, sul concetto di coscienza. Per chi non masticasse molto l'argomento, sappiate che ad oggi, nonostante ci siano vasti studi in tal senso sulla materia della neuropsicologia, lo studio del cervello, non si riesce ancora a risalire al luogo preciso di dove si trova la coscienza nel cervello. Cioè, voi sapete, no, che il cervello è composto da varie aree, dove sono... no, culo, non sei biologist, dove ogni area è adibita a qualcosa ed eventualmente può anche sopperire ad altre aree che hanno un deficit momentaneamente o permanentemente, però la coscienza non si è mai capito dove risieda di preciso. Ok? Ed è un concetto tra i più affascinanti. La coscienza di sé, la coscienza, che cos'è di preciso? Quale interazione biochimica, quale complesso di organoli, di forme, di processi riesce a condurre alla coscienza, no? La cosa veramente affascinante è questa. In Francia ci fu un uomo che andò all'ospedale perché si era reso conto che sentiva una gamba troppo debole. Ok? Diceva: c'è una certa debolezza alle gambe. Che fanno tutta una serie di esami di routine e per scrupolo gli fanno anche, mi sembra, un attacco encefalico, una radiografia al cervello. Ora non sono un medico, non mi ricordo i termini. Quando arriva il risultato, il medico rimane così e fa: ma dobbiamo rifare l'esame. E il dottore guarda la lastra, chiama colleghi, tutti a guardare questa lastra, fa: c'è un errore. Fa: no, non è possibile che c'è un errore, perché io ho rifatto fare l'esame. Qual era il problema? Il problema era che questo tizio era col 90% del cervello in meno. Perché? Perché da piccolo aveva fatto un intervento tipo per uno stent, ok?
E questo stent, durante l'estrazione o durante l'inserimento, insomma, era stato mal operato e aveva provocato una fuoriuscita di liquido cerebrale che aveva lentamente corroso, affogato praticamente tutte le parti del cervello. Il cervello si era via via adattato a funzionare a regime ridotto e alla fine praticamente quest'uomo viveva la sua vita col 90% del cervello in meno. E viveva, e qui viene il bello, una vita normale. E soprattutto la coscienza di sé, la coscienza, non era stata intaccata. Quindi se anche fosse un qualcosa di decentralizzato, fisico, o se avesse avuto, o se ha qualche luogo nel cervello dove risiede e ad oggi ancora non è stato trovato, non è stato verificato, vuol dire che si è spostata, si è compressa. Cioè il cervello, diciamo il nostro organismo, il nostro dogma biologico, ha sentito il bisogno di salvaguardare la coscienza fino a risparmiarla su un taglio del cervello del 90%. Cioè, e l'evoluzione è spietata, nel senso, se il famoso discorso non usiamo il 100% del nostro cervello è biologicamente una stronzata, perché certo, il cervello consuma la maggior parte del carburante delle nostre energie quotidiane, ok? Una macchina così dispendiosa, se non servisse a un cazzo, l'evoluzione non l'avrebbe mantenuta. Invece, secondo i dogmi evolutivi, noi tendiamo a essere sempre più intelligenti, perché l'intelligenza, la complessità cerebrale... E poi c'è quella... Babidi. E poi c'è Babidi, ovviamente. Che è il caso contro l'evoluzione. Che è il caso contrario. Oltre a essere un gretto e rincoglionito materialista, come appunto si stava dicendo prima, questo è per rigirarti l'insulto che abbiamo riafferrato ora come un boomerang, perché esatto, non c'era in chat prima, no? E quindi pensate, un 10% di cervello, quindi siete Babidi, eppure avete comunque una coscienza. Cioè il vostro cervello ha reputato fondamentale salvare la vostra coscienza di voi. Ci pensate quanto cazzo è folle questa cosa? Mi pongo la domanda: la coscienza esiste veramente? Certo, assolutamente. Cioè, aspetta, però devi prima definire la coscienza. Esatto, fammi finire il concetto. Cioè, che cos'è la coscienza? È un costrutto esterno creato da una globalità di processi, cioè è il nostro cervello che in qualche maniera crea una sovrastruttura inesistente fisicamente, ma nella quale rinchiude e racchiude tutto ciò che è connesso, no, all'essere, all'io, ai dogmi, all'educazione, cioè, e crea, no? Poi da lì partono gli impulsi reattivi in qualche maniera rispetto a ciò che ci circonda. O esiste fisicamente una coscienza, cioè fisicamente nel senso in cui sempre il nostro io, il nostro cervello c'ha un punto nel cervello, c'ha è una connessione neurale, una connessione, cazzo ne so, genetica dal quale poi deriva tutto il resto che è legato alla coscienza. Perché è innegabile che in qualche maniera il concetto di coscienza sia contorto, nel senso in cui come fai a definire la coscienza? Come fai a dire che cos'è la coscienza? Beh, qui andiamo veramente nel... Perché poi gli animali hanno coscienza? Questa è un'ottima domanda. Ci sono alcuni che hanno sostenuto che la coscienza di sé sia una conseguenza dell'intelligenza. Quindi okay, che la coscienza di sé sia soltanto raggiunto, per quanto sia brutto da dire, a un certo grado di intelligenza. Mentre altri sostengono che la coscienza soggiace all'intelligenza, quindi qualsiasi forma di vita possiede una sua coscienza di sé. Anzi, che la coscienza di sé è fondamentale per la vita, ok? Non può esistere, alcuni dicono. La vita, in quanto tale, così come la conosciamo oggi, perché se si andasse sulle definizioni, che cos'è la vita? E anche lì... C'è tutta una serie di considerazioni. La coscienza è indubbiamente l'argomento più affascinante, secondo me. È il topos più ricorrente della scienza, della neurologia, della neuropsichiatria, no? Perché
la coscienza vera la vedi quando ti interfacci anche con i malati psichiatrici, certo, che hanno magari pur nel loro essere devastati hanno un ora mi viene a mente, stiamo parlando di questo, un autore perfetto è Oliver Sacks. Questa è anche ovviamente una branca, se vogliamo, sul filosofico di quello che si chiama ontologia della, cioè la, lo studio dell'essere, ok? E un autore che potrebbe interessarvi non è Sacks o Sacks, ma è Oliver Sacks, S-A-C-K-S, che è stato un neurologo, nonché narratore, autore di tantissimi libri bellissimi e sconvolgenti sul tema della coscienza, dell'io e della percezione del sé, no? Per esempio, una cosa assurda, c'è un tizio che ci vinse il Nobel per averlo dimostrato, vi assicuro che se ci pensate ve la butta di fuori. Cioè, avete presente i recettori che ci sono nel nostro corpo? C'è un tizio che ha vinto il Nobel provando che esistono dei recettori che si chiamano propriocettori. Cioè, okay, i propriocettori danno all'individuo contezza di esistere nello spazio, e insieme all'interazione, ok, la coscienza di sé spaziale è stata dimostrata vera come risultante di una triangolazione tra la vista, l'equilibrio dei tipo la sensazione di equilibrio del timpano, ok, del liquido sinoidale del timpano, e di questi propriocettori. Quindi con una triangolazione costante noi abbiamo la percezione di occupare uno spazio e di muoverci all'interno di questo spazio. Oh, yeah. Ok. Se non sbaglio, il tizio del Nobel si chiamava signor proprio così. No, non si chiamava signor proprio così. Così. Cioè, pensate, il tizio che scopre dei recettori che servono principalmente a far capire a un qualcosa che sta dentro di noi, che può essere puramente filosofico e che quindi da solo non avrebbe contezza dello spazio, ok? E se nella triangolazione manca uno degli elementi? Secondo me al centro c'è uno degli elementi, che è la, cioè, se questo qualcosa comunica un qualcosa, ok? Ma ci deve essere una macchina superiore in tutto questo. Cioè, per come la vedo io la coscienza, mi viene una metafora: se il nostro corpo lo paragoniamo a una dimensione come l'universo, se il nostro corpo è l'universo, la coscienza probabilmente è Dio, ok? È ciò che ha, è ciò che sta prima, in un certo senso, della creazione, perché appunto, come si diceva prima, il Big Bang spiega l'evoluzione dell'universo, ma non quello che ci stava prima, o l'origine di quel prima che è stato verificato empiricamente essere una singolarità, quindi esisteva, ma prima cosa c'era? Cioè, questa singolarità da dove derivava? E come fai a definirlo, però? Come fai a saperlo? Cioè, non puoi... C'è stato tutto uno studio ed è stato una dimostrazione matematica che hanno fatto Stephen Hawking insieme a uno scienziato che mi di sembra cui abbiamo una diapositiva. Esatto, questo ovviamente nel massimo disrispetto possibile di Stephen Hawking, che in base, come vediamo, meno male non ha portato il suo libro, se no pensate cosa succedeva, no? E vabbè, è andata così, noi ci facciamo perdonare facendo un po' di divulgazione, quindi magari qualche battutina non è testeperare, scusami. Però comunque ci fu uno studio che fecero a un concorso, Rosenberg mi sembra si chiamasse lo scienziato, e Stephen Hawking, da giovanissimi dimostrarono con dei calcoli che l'universo, il Big Bang, è equiparabile a una singolarità fisica, cioè esistita. E a questo concorso loro vinsero il secondo premio. Il primo premio lo vinse un tizio che fece un robottino tipo che faceva tipo le piadine, no? E vinsero $1,000. Cioè, il studio in prospettiva da Nobel. Non credo che sia il teorema di Pallenberg. Non è il teorema di Pallenberg. Non lo ricordo con questa definizione. Però, ragazzi, se andiamo a scomodare la coscienza, ecco, io subito vi cito Oliver Sacks, perché ci sono dei reportage, perché questi si trattano dei suoi libri molto spesso, dei reportage clinici che sono, ragazzi, fuori di testa. Cioè, il suo libro più famoso si chiama appunto L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Cioè, immaginate, ne abbiamo parlato più volte. Voi siete un neurologo, visitate un tizio che viene con la moglie e fa: sì, ultimamente mi succedono cose strane. Però lui non è molto... Lui le tratta come defiance, no? Come una svista, o si ferma a parlare con gli idranti per strada, cioè cose a caso, no? E la sua moglie fa: andiamo a fare una visitina, poi dai. Al momento di andare via, lui tipo
prova a prendere sua moglie e prova a calzarla come se fosse un cappello, cioè, e il neurologo resta così. E però vede che la signora si comporta come se, se nulla fosse, come se ci fosse abituata, no? E questo signore proprio come di prendo le cuffie e mi cascano, faccio oh, è andata così e me ne vado, no? Cioè, e lui dice ma stai scherzando, ma che cazzo è sta roba? Che va a casa sua, ci parla, gli fa fare dei test ed è folle perché gli dà dei solidi platonici, no? Quindi il cubo, la piramide, e lui riconosce tutti. Perché poi comunque è una persona istruita, no? Fa questo, 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 questo. Poi tipo gli fa vedere, che ne so, mi sembra degli indumenti e lui li riconosce. E poi gli fa, come lo useresti un guanto? E lui ci pensa un po'. E lui allora capisce l'indirizzo da prendere e gli fa, come la spegneresti una candela? Non riusciva... arrivare al processo. Non riusciva a concepire quell'astrazione. E la cosa più strana era che lui non era nato così. Lui lentamente aveva degradato verso questa patologia. E se ne rendeva conto perché, tra le varie cose, questo era un cantante d'opera, dipingeva anche a scappatempo. Lui, guardando il salotto, si accorgeva che nei dipinti che aveva fatto nel corso degli anni si andava sempre di più verso l'astrattismo, cioè si perdeva completamente ogni forma riconoscibile, ogni... E da tutto questo insieme di cose lui capì che... E come si dava il ritmo quest'uomo? Siccome era appunto la musica era la costante della sua vita, lui aveva sviluppato inconsapevolmente questo meccanismo dove quando faceva le cose fischiettava. E fischiettando si dava un ritmo, tipo mangiava, faceva le cose fischiettando, tipo gli porta il caffè con i pasticcini, lui si mette lì, mangia, e lui guardava e diceva ma com'è possibile? Cioè lui non riesce a concepire spegnere una candela o usare un pettine, non riesce a mimare le azioni. Però se c'ha il pettine davanti lo prende. Esatto, lo usa, ok? E poi a un certo punto che succede? Che mentre sono lì suonano il campanello della porta e questo trillo interrompe la sua concentrazione del fischiettare. E allora si rende conto, cioè lui lo vede che lui per un attimo va nel panico, cioè proprio... si rende come se per un attimo diventasse malato, cioè si rendesse conto e poi un attimo dopo riprende a fischiettare e lui diceva boh, cioè questa roba è follia, tant'è che ci scrisse questo saggio e ne ha scritti tanti sul discorso della musica. C'è rimasto scritto, mi sembra, musicologia e poi il libro che io penso sia forse uno dei libri ciao Carmine, penso che abbia il titolo forse nella top 3 dei titoli più belli dei libri in assoluto, che è una frase che gli disse un paziente autistico a proposito appunto del suo sentire il mondo. Gli disse mi sento come un antropologo su Marte, e lui scrisse appunto questo libro, l'antropologist on Mars. Bellissimo, tra l'altro, un titolo fenomenale. E vi assicuro che se vi piacciono questi, vi affascinano questi argomenti, però vi consiglio di non essere più di tanto suggestionabili, perché vi ci immedesimate molto quando leggete queste cose, perché sono tutte cronache di casi estremi, straordinari, ok? Veramente straordinari. Cose che possono succedere anche a chiunque, ma si parla veramente di roba molto assurda, veramente. È affascinante, oltre ogni... Sono un po' tecnico a volte, ma è molto bello, ti immedesimi molto in quello che scrive. Sì, è tecnico perché ovviamente è un neurologo e quello che dice si colloca un po' a metà tra la saggistica e la narrativa, però è stato anche forse l'unico neurologo in grado di comunicare con un pubblico non erudito in materia dei concetti che sono... affascinanti e che appunto in quanto tali riescono a essere trasmessi in tutto il loro stupore a un pubblico digiuno, perché se te ti metti a dire come per esempio Freud, no? Abbiamo parlato dell'interpretazione dei sogni, lui è molto tecnico, cazzo, arrivi ti fa sì perché la magnificenza dell'illusione ipnagogica durante, cioè e te sei lì che sei morto perché ipnagogia non sai nemmeno cosa cazzo sia, ok? E lui giustamente non gliene fregava, cioè lui era uno studio per specialisti, non certo per il pubblico a caso. Sachs cerca di coniugare, ragazzi, sì, siamo partiti dal nostro amico Piero, quindi c'è quello del caffè. Oliver Sacks. Oliver Sacks è l'autore. Volevo porvi una domanda a proposito di coscienza, spiritualità, eccetera, eccetera. Ci sono mai state situazioni nel quale avete creduto
più alla spiritualità che al dato di fatto. Situazioni nelle quali vi siete affidati a un istinto, una sensazione, una fede, una vostra convinzione, non so come spiegarvelo, alla vostra coscienza piuttosto che ai dati di fatto che vi dicevano invece totalmente un'altra cosa. Io sono sicuro di sì, ma ora non mi viene a mente un cazzo. Però sono sicuro di sì. Siete mai andati contro l'evidenza dei fatti o della logica soltanto per un sentimento spirituale che avete sentito in quel momento? Cioè, secondo me, secondo il mio istinto, non è così, è cos'ha. Per qualunque motivo, la famosa forza che sentite, la sensazione inspiegabile, avete mai provato qualcosa del genere? Costantemente. Il mio motto da qualche tempo è fare schifo ogni giorno di meno. Anche se cinico e bastardo fino al midollo, sto cercando di essere più aperto ed in amore con tutti, anche chi odio. Ci sta una nuova filosofia di vita. Purtroppo non sono una persona estremamente razionale. Ma non essere razionale non significa non aver fatto, aver provato questo. Secondo me esperienza. La scaramanzia permane sempre se nasci in determinati paesini. Scaramanzia è un'altra cosa che però da una parte può essere anche spiritualità. È un po' ti tolgo il malocchio, è un po' questa roba qui. Superstizione. C'è due libri in realtà bellissimi che sono dei saggi e che vi per un'occasione speciale ve li porto e sono veramente una cazzo di figata. Una volta ho detto a un amico: stasera c'è qualcosa che non va, sono un po' preoccupato, dopo 2 ore abbiamo fatto un incidente d'auto, stiamo tutti bene, no joke. E attenzione, questo tuo pensiero potrebbe aver condizionato la tua guida. Io sinceramente mi affido molto alla spiritualità. Non guidavo io. Io credo in questa energia cosmica che gestisce tutto. Mi affido molto a questo. Se qualcosa va male ora, andrà bene dopo. Buongiorno, ciao Giulio. Questo è un modo molto... un po' Dio. Un po' karmico, diciamo così, no? Sì. Cioè, comportati bene e poi quello di che buono fai tornerà indietro. Io sono convinto di una cosa che ho detto tante volte dopo che, tra l'altro, me lo disse Dario. Guarda, questa cosa qui. Mi rimasse impresso nel preciso momento. Io ero nel momento più buio di disperazione ai tempi della mia ex. Quando hanno mandato Splinter Twin? No, era precedente a Splinter Twin. E io non ho mai giocato a Splinter Twin, no, tra l'altro. Non hai fatto bene a dirla. Non... E mi disse: eravamo in macchina fuori a casa sua. Mi dice: ma sei però tranquillo che il mondo gira. E questa roba mi è rimasta in testa, no? Sì, è vero. E poi negli anni, dopo che l'ho provata su di me, l'ho assimilata, l'ho vissuta, ovviamente no, non per riferendomi a quello che lui mi ha detto in quel momento, no, ma osservando quello che succedeva e dicendo: cazzo, però il mondo gira. E a un certo punto, da una parte sono d'accordo, cioè sono convinto del fatto che dipenda anche dal fatto di come noi ci approcciamo a una determinata cosa, a quello che facciamo per uscirne, per andare oltre, per approcciarci al mondo in generale e permettiamo al mondo stesso di girare, al mondo intorno a noi. Però di base c'è un'energia, c'è un quid. C'è quella cosa. C'è un quid, qualcosa. Fa andare il mondo avanti e qualcosa cambia. Cambierà al punto tale nel quale ti metterai seduto su una sedia a fare guarda, una che risata. Energia non è un termine per forza da cinquantenne boomer che crede nella cristallomanzia. Sai che, per esempio, dal punto di vista psicologico, anzi clinico, ok, il termine pulsione è stato reworkato, okay. Non si chiama più pulsione, si chiama energia. Quindi quando hai delle pulsioni, delle energie, si parla proprio di energie psichiche, che una volta, se uno me l'avesse detto, mi sarebbe venuta a mente, certo, Psycho Mantis, no? E invece no, invece esiste il termine energie psichiche perché, se ci pensate ragazzi, l'azione, cioè tradurre l'azione, il pensiero in azione, è un passaggio di energia. È come, certo, passare da energia potenziale a energia cinetica, ok? Penso, mi muovo. L'oggetto potenziale, cinetico quando cade. Quindi nella psiche è la stessa cosa, il sasso in altezza, il sasso che si sposta. Certo, la mia azione semplice è di lasciare le dita, quindi lasciare, far sì che il pensiero cada e si trasformi in azione. Quindi da un punto di vista fisico ci sarà un momento in cui appunto questo avviene e si parla di energia psichica.
esempio. Se dici istinto o sesto senso, ti dico di sì. Tendenzialmente sono molto razionale nelle scelte, ma molto emotivo caratterialmente. Le cose cozzano e so che sono così razionale proprio per contrastare l'emotività. Dal punto di vista del lasciarsi trasportare dal fato, è una cosa che odio. Questo dare meriti alla fortuna, karma, di Dio, quello che volete, mi fa impazzire. Di dover trovare un merito a una cosa che succede nella mia linea di essere arrendevole. Si abbandonano a quello che potrebbe accadere. Su questo sono d'accordo, non sono nemmeno lontanamente fan del concetto del aiutati che Dio t'aiuta, cioè che in realtà no, nel senso no. È una cosa un po' diversa, cioè ci penserà qualcuno, il destino farà accadere la cosa, il karma mi ripagherà, cioè sei te che fai accadere le cose, brutto stronzo, è inutile che ti inventi la storiella che qualcuno dall'alto ti gestisce, ti governa, e siamo d'accordo. Però di base sono convinto che questa nostra condizione, questa nostra volontà, questo nostro fare, agire, scegliere, andare da una parte o da un'altra, conduca poi tutte quelle combinazioni possibili, infinite, di accadimenti intorno a noi, istante dopo istante, andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Te pensi che il tuo pensiero influisca sull'ambiente che ti circonda? Non solo il mio pensiero. Però pensi che sì, quindi? Io penso che la mia persona influisca a quello che mi circonda. Quindi il tuo pensare, diciamo, il tuo desiderio, la tua volontà, può influire sull'ambiente che ti circonda? Assolutamente sì. Forse da disegnatore mi fido della mia mano più che della razionalità quando devo creare delle nuove immagini. Ma cos'è la tua mano, Nick? Cioè la tua mano è soltanto l'atto fisico che dà, che segue una forza, perché di questo si parla, no? La tua mano traspone, è soltanto una traduzione, se vogliamo vederla in quel modo. Simile anche il fatalismo. Faccio una roba sbagliata, tanto di qualcosa si deve pur morire. È un'aberrazione logica. Ma secondo me è una scusa e basta. Mi viene a mente, per quello che hai detto, mi viene a mente la citazione che fa il vescovo Mirel all'inizio dei Miserabili. Nisi Dominus Domum custodierit, vanum nihil quia custodium meant, mi sembra sia. Che in italiano? Cioè, se il Signore non veglia la casa, invano veglia chi la custodisce. Pensate, no? Solo che credo che sia parafrasata dalla Bibbia, perché nella Bibbia non c'è questa citazione, ma è simile. Se il Signore non protegge il paese, tipo, sì, una cosa sì, del chiaro. Genere, così. Veramente questo, della serie, se non c'hai Dio dietro, cioè è inutile che ti applichi, cioè se non c'è la benedizione, il favore di Dio... Che in realtà io, come l'hai detta, l'ho interpretato in un'altra maniera, dove Dio non c'entra un cazzo, cioè proprio nell'ottica personale, cioè se non sei tu ad interessarti del tuo, della tua casa, del tuo essere, della tua vita, del tuo io. No, il Signore intende Dominus, sì, Dio. Sì, 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 chiaro. Ma io, questo è quello che dice lui. Io la interpreto dal mio punto di vista dicendo il Signore. Quindi se io il Signore è Lord, cioè se io non sono io, sì, stesso, sì, 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 a vegliare sulla mia vita, sulla mia casa, sulla mia roba, non lo farà nessun altro. Non lo farà nessun altro. È inutile che ci pensi qualcun altro. È inutile che mia madre, la mia ragazza, mia sorella o chiunque essa sia, esso sia un mio amico, pensi a me. Perché se non ci penso io, è tutto inutile. Quindi è proprio lì il punto, nel senso in cui Dio Cristo, ma che c'è oggi? Un porto di mare questa cazzo di studio. Oh. La mia modesta opinione è che non credo razionalmente in forze immanenti o occulte, diciamo così, che regolano, no? O hanno una qualche influenza sull'esistenza. Però da persona sensibile, da e con inclinazioni artistiche, vorrei che fosse così invece, vorrei che ci fossero queste forze. Perché se tutto fosse davvero qui, se tutto fosse questo, sarebbe molto noioso. Ecco, se dovessi morire, ci fosse un afterlife, dove io andassi a chiedere spiegazioni, mi venisse risposto che no, in realtà non c'era niente, era tutto qui, tutto così fine, rimarrei veramente deluso, cazzo. Perché con tutta questa complessità della vita, dell'esistenza, delle spiegazioni, delle teorie scientifiche, che a volte sono quasi esoteriche, no? Tanto sono complicate, e soltanto magari annunciarle 200 anni prima uno l'avrebbero preso al limite tra stregone, pazzo, insomma varie cose. Credo che sarebbe veramente limite, sarebbe uno schiaffo in faccia, ecco. Cazzo, resterei veramente deluso dal grande architetto se fosse tutto così scontato, banale e prevedibile da un pensiero limitato come quello umano. Quindi
Non credi che le stelle influenzino il nostro essere e la nostra vita? Ecco, no, vai su Marte e hanno un'altra forma. Le costellazioni, io cane sei di nato Dio. Su Marte. Sei nato su Marte. A me non me ne frega un cazzo di nulla. Ma no, dai, esiste Elden Ring per me, World. Ma vaffanculo. Spero che esistano davvero forze occulte. Dai, ragazzi, ma come fai a credere che l'universo parli alla Terra? Boh, cioè, che la forma che tu da qui percepisci di quattro stelle che sono a miliardi di chilometri di distanza fra di loro, la forma che tu intravedi e sono una di lì, una di là, una affanculo le galassie a destra e a sinistra, influiscono sulla tua fottuta giornata e fottuta vita. Ma è come dire che veramente la Terra è al centro dell'universo e che Dio pensa soltanto a noi. Ma facciamola finita. Ma no, la malagrassa. Fringuard dice giustamente: classico discorso da Capricorno. Che non sono. Cioè, da persona, diciamo, logica, che un po' mastica varie cose di scienza, è tutto una gran cazzata. Cioè, siamo niente più che il prodotto di particelle, forze, interazioni, e tutto si ferma qui. Però ci sono delle forze, delle energie che probabilmente noi non percepiamo, non realizziamo e non comprendiamo, che ci legano. Ma io ti giuro, ma se uno mi dicesse che cazzo, ma anche la cartomante, dicessi, ma perché c'è della cartomanzia è vera, io direi cazzo, ma meno male che è vera. Almeno c'è qualcosa di strano, di imprevedibile, di inaspettato, no? C'è un aspetto imponderabile dell'esistenza. Se invece veramente morissi, andassi nell'aldilà, c'è Dio e mi fa: no, guarda, è veramente tutto soltanto scienza e predizione, io direi, boh, però che merda, cazzo, veramente. Però è come un bel film dal finale deludente. Però il punto è questo, secondo me, anche se fosse solo scienza e deduzione, ma se è governata da forze che noi non capiamo e non comprendiamo, energie che noi non gestiamo, a una certa sti cazzi. Cioè, la famosa c'è chimica. Che cos'è la chimica? Quando incontri quella persona, quella ragazza, quel ragazzo, dove è in amicizia o dal punto di vista sentimentale, perché come cazzo gli fa? Quando la famosa scintilla, che cos'è? Dove arriva? È un insieme di talmente tanti fattori, super complessi, emissioni, ormoni, cose, biochimiche, cazzo okay. In culo. Ma anche quando, per esempio, entri in un ambiente, come mai hai una percezione istantanea molto spesso di ciò che, di che tipo d'ambiente è? Per queste cose, dagli umori, per tutta la miriade di fattori, ci sono delle percezioni, no, che ti arrivano, delle sensazioni che non sono governate da quello che vedi, le vibes, che... dici? Le vibes, secondo me il pericolo, l'istinto, ti dovrei dire, dal senso, punto di vista del fede razionale, ti dico è semplicemente l'insieme dei fattori, degli odori, dei colori, di tutto quello che ti colpisce paragonato a cose che già hai vissuto nel tuo cervello, e il tuo cervello fa una computazione di tutto questo e te in 7 secondi grosso modo hai la prima impressione su qualcosa. Chiaro. Okay? Dall'altro lato ti dico, sicuramente secondo me c'è un aspetto imponderabile che in qualche modo, che non conosciamo, noi riusciamo, a cui noi siamo sensibili, diciamo così, ok? Abbiamo non dei propriocettori, però diciamo abbiamo sicuramente un qualche senso, mettiamola così, che non sia annoverato tra i 5 che conosciamo, che ci trasmette a volte o più volte, influenza il nostro pensare altrimenti logico e predeterminato, con delle considerazioni che sono incomprensibili per la nostra parte logica. Ma non è l'amigdala e basta, nembono. Non è soltanto quello, cioè non è questione soltanto di connessioni, perché ok, le esperienze, ok, la vista, l'olfatto, tutti i sensi che noi possiamo mettere in gioco, ma ci sono situazioni nel quale percepiamo oggettivamente, che ne so, il pericolo, percepisci una situazione di disagio, percepisci, hai un punto, un istinto, un certo senso, un qualcosa che ti porta da una parte piuttosto dall'altra, e non la individuo io, capisci quello che ti dico io? Non è che la sto individuando nella mano divina che ti guida o che cioè di una forza esterna, no, io ti sto parlando di una percezione che comunque di un'energia che comunque noi siamo in grado, in qualità di esseri viventi e animali, cane e Dio composti da atomi, di percepire.
e che poi traduciamo, no? Magari acutizzando lo sguardo in una, su un determinato dettaglio, magari acutizzando, mettendo l'udito, focussandolo su determinate situazioni, qualcosa che ti allerta, qualcosa che ti dà un istinto, o qualcosa che ti rasserena al contrario. Cioè, quella roba che non puoi controllare e governare, che è indipendente. Io credo che siamo in grado di percepire delle energie. Io ci sono le persone. Ora, lasciamo stare i vampiri energetici. Così si stanno su fuffa diverso da quello a che tuffo stiamo di testa raccontando. Ma io intendo, ci sono quelle persone che ci trasmettono energie positive o negative. Posso dire una cosa proprio? Vai. A zero. Livello qui. Penso che davvero, se fosse tutto così razionale, se non ci fosse quello che tu dici, no? La nostra capacità di percepire e interpretare le energie, penso che non esisterebbe mai nella storia dell'uomo nessuna forma artistica. Concordo. Può dire? Perché comunque concordo. La forma artistica è quanto di più inspiegabile esista, perché ha interamente luogo nei processi cognitivi dell'uomo più imponderabili, ok? L'ispirazione, che cos'è l'ispirazione, la quantità di fattori che concorrono all'ispirazione. Ecco, non penso che se non ci fosse un quid pluris, un qualcosa che va oltre di inspiegabile, non ci sarebbe né bisogno né modo di fare arte. No, e tra l'altro aggiungo, prendendo quello che dice Mario, se non ci fosse questo quid, questa roba, come dice Fede, saremmo delle IA, cioè saremmo traduzioni di esperienze e basta. Non avremmo emotività, avremmo semplicemente puro intelletto, saremmo semplicemente pura forza computazionale. O traduttori di esperienze, nel senso. Sì, è una macchina predittiva, cioè su una base di un input io ti do un output. L'intelligenza fa questo. La famosa disputa che continua anche ora, due coglioni sull'IA, è che ragazzi, ci sono due possibili, cioè per come la vedo io ci sono due strade. La prima è: l'IA si evolverà al punto che non si parlerà più di intelligenza artificiale, ma si parlerà di emotività artificiale. A quel punto lì l'uomo sarà completamente obsoleto come forma di esistenza e verremo totalmente, ma non nei lavori, verremo totalmente rimpiazzati dall'IA. Ok, che non sarà più IA, sarebbe quando il momento si arriva IA o EIA. Mentre se resterà soltanto una pura forza computazionale, perché ragazzi, come si diceva anche ora, l'emotività umana è intraducibile, quello che noi proviamo, la complessità delle nostre emozioni che noi stessi non sappiamo decifrare, tutto questo insieme di quello che significa essere umani è intraducibile, non si può programmare in una macchina, ok? E quindi l'intelligenza artificiale, per quanto intelligente, per quanto potente, avrà davanti uno scalino che non è uno scalino. Cioè, no, è un muro, sono due dimensioni diverse, non ci può essere comunicazione. Quindi, se un domani l'intelligenza svilupperà un'emotività, la vedo molto difficile, secondo me è più facile l'opposto, è più facile che un'emotività sviluppi l'intelligenza, piuttosto che l'intelligenza sviluppi emotività, saremo completamente rimpiazzati. Not yet. Ragazzi, però il gradino è veramente alto. Cose come paura, amore, voglia di chiavare, stress, gioia, sono tutte emozioni che conosciamo, sono ancestrali, che non vanno a livello dei vertebrati. Tutto quello che si è aggiunto nell'evoluzione del nostro gigacervello ciccioso e potente sono i temi più complessi sui quali si discute. Arte, emotività complessa, percezione di sé, pensare al futuro in maniera illimitata. Vabbè, ma sì, è tutto una grande, quello di cui stiamo discutendo. Da cui deriva ogni nostra reazione. L'IA non riesce a superare neanche l'intelligenza di Salvini. Dai, parliamone. Ma questo è un po'. Non è appunto l'IA, ragazzi. Cioè, l'IA siamo all'inizio, agli albori, quindi dove andrà a finire non lo sappiamo. Però, come dice Fede, non è uno scalino, cioè tra intelligenza ed emotività ci sono
sono due mondi proprio, sono proprio due linguaggi diversi. Sono due linguaggi diversi, cioè mentre l'intelligenza funziona per predicati, no? E di per sé quanto è una di definizione più... intelligenza artificiale, esatto, non è emotività, cioè, artificiale, proprio sono il linguaggio è il famoso discorso, ragazzi, dai, del cuore e del cervello, cioè sono due cose completamente diverse, non parlano la stessa lingua, sono anche semioticamente sono due cose completamente distinte, cioè per come la vedo io l'intelligenza artificiale appianata a un discorso artistico potrà sempre solo emulare oppure ricreare con una base di plagio, ma non potrà mai produrre ex novo un concetto originale, qualcosa che non attinga a qualcosa che sia già stato fatto. Quindi da un punto di vista meramente artistico non avrà mai un impatto, potrà essere impugnata come uno strumento per chissà magari utilizzare, certo, sacrosanto. Masi, la prima volta che ti seguo e sono molto toccato dall'argomento, lavoro in ambito AI, ti devo correggere solo su una cosa, pensare che l'AI è in uno stato embrionale è proprio sbagliato, è solo che è diventato popular con chat GPT. sì, ma infatti chiedo assolutamente per l'incorrettezza, sono già avanzati come studi, ovviamente come sempre quello a cui noi abbiamo accesso, quello a cui il pubblico ha accesso sarà sicuramente la forma ultra nerfata di quello che già hanno in ambito governativo e militare, perché ovviamente come sappiamo tutte le tecnologie prima viene la parte militare e poi viene la parte umana, diciamo così, però io non credo che l'intelligenza artificiale sarà mai una minaccia nei settori artistici, in tutto il resto sì. Perché una complessità... C'è da dire una cosa, che per esempio nell'ultimo album di Panini di National Geographic c'è un'illustrazione di un T-Rex con tre gambe fatta con l'AI. Ma questo... Ma te che... Il principale delatore di Panini, ragazzi. Ma non è per Panini, è che... C'hai scritto National Geographic sopra e quelli di National Geographic, se hanno guardato quelle immagini, non si sono resi conto che quelle immagini sono state fatte con un'intelligenza artificiale. Quindi lì nasce il problema. Nasce il problema quando... a più livelli. Quando, esatto. Il problema nasce dell'utilizzo quando chi dovrebbe rendersene conto non è in grado di rendersene conto che c'ha 70 anni. Come tra l'altro l'hai vista l'altra grande meravigliosa di Lucca, che la locandina promozionale della collaborazione Italo-Lucca era fatta con l'intelligenza artificiale e non se ne sono resi conto. Lucca Comics ha pubblicato sulla sua pagina un fumetto grosso così, dove c'era scritto era fatto prendete Italo per fare Firenze-Lucca e il fumetto era stato fatto con un'intelligenza. Ma come nel senso, cioè era evidente? Era, se ne lo sai riconoscere, lo riconoscevi. Questo non è assolutamente fatto, perché potreste fraintenderlo, non è fatto per avanguardismo o per pubblicità, perché l'intelligenza artificiale è sulla cresta dell'onda. No. Vi assicuro che questo è fatto o per risparmiare soldi, basta, o per pigrizia, basta, ma principalmente per i soldi, basta, cioè lo faccio io sì a caso, oppure pago 200 euro un cazzo di illustratore che mi faccia una locandina come si deve, faccio io, cazzo ne frega, disegna... c'è GPT, mi disegno una locandina del centreno. E voi potreste pensare la cosa che tutte le persone che dotate poi... di intelletto penserebbero, cioè ma c'hanno i milioni, perché risparmiare 100 euro? Perché 100 euro, come fa Scrooge in Christmas Carol, no? Che leva le monete dagli occhi di Jacob Marley e fa così, fa due penny, sono due penny. No, veramente due penny sono due penny, ragazzi. 100 tanti. Euro, 5 euro. Ma anche che non avessero milioni, una fiera del fumetto che si rivolge alla AI per la creazione della locandina è grave, no? Il fatto è che ci sei rivolta Italo. E Italo ha utilizzato, esatto, probabilmente Italo, aspetta, utilizziamo i generi, l'agenzia che cura la comunicazione di Italo, che ha un contratto multimilionario, tra virgolette, nel senso che prenderanno decine di migliaia di euro il mese per trattare, fare e seguire la comunicazione di Italo, per la collaborazione fra Italo e Lucca Comics and Games, ha utilizzato
l'IA per creare questa locandina per i social. Questa locandina per i social è stata vagliata, è stata pubblicata e nessuno, né di Italo né di Lucca Comics and Games, si è reso conto dell'utilizzo di l'IA per creare questa locandina, dove c'era un fumetto, dove tra l'altro Italo è diventato il treno dello Shinkansen, cioè bello cazzo, era lo Shinkansen in Italo. Comunque ragazzi, non facciamo confusione, lo dico subito, non è che Lucca Comics ha detto facciamo la locandina con l'intelligenza artificiale. No. Lucca Comics assolutamente no, al limite la colpa che possono avere è che non si sono resi conto è quello, che la locandina era fatta con l'intelligenza artificiale, ma non credo mai nella vita che Comics abbia detto va bene così, prendiamo l'intelligenza artificiale e facciamo no, risparmia dei soldi. Assolutamente no. Ovviamente assolutamente no. Questo deve essere chiaro. Magari mettere una persona in ambito artistico che sia in grado di discernere quello che è fatto genuinamente da quello che è fatto con l'intelligenza artificiale. Ma più che altro sei Dio Cristo. Ecco. Comunque, dai, ragazzi. Innanzitutto, come al solito, vi ringrazio. Ah no, che cazzo, come al solito? L'IR, che cazzo dici? Allora, Piero Scanziani, dalla foce alla fonte, è indietro. Il fiume dalla foce alla fonte. Il mio IR è bassino. È bassino? È bassino. Okay. È bassino. Come mai? Gli entronauti sarebbe stato più. Okay. Il neologismo, la ricerca di se stessi, è quello se. Questa è una biografia, quindi di per sé. Sì, sì. Poi sì. Di un personaggio non così. No, no, infatti è. Però io gli do il 6. No, anch'io gli do il 6. Sai perché? Anch'io gli do il 6. Perché è sconosciuto. Numero uno, esatto. Sconosciuto, e parlava italiano, ha vissuto in Italia, ha vissuto tutto il secolo del Novecento, giornalista, la guerra, poi l'amore svizzero, ritrovato, l'autore svizzero, poi una certa molla, incapacità di lottare per di controbattersi alla scelta sbagliata, e poi una certa sì, ce la sì, fa sì. E poi arriva il risveglio spirituale, cioè. Guarda, forse l'autore di per sé gli fa arrivare quasi al 6,5. Non è il libro chiave. No, secondo me 6. Poi sei. In sì, futuro dai. Vi prometto che vi porterò gli entronauti. Ragazzi, il libro è bellissimo. Stavo per portarlo, poi ho detto no, magari si rovina. Comunque vi porterò gli entronauti e l'IR di entronauti sarà alle stelle, però questo molto più alto. È uno spoiler che non vogliamo sapere. Sì, secondo vedremo, me comunque, valuteremo. Secondo me un 6. Perché mi interessa, già mi viene una facoltà di lettere che mi atteggia a leggere La speranza della donzella. Io che bravo. Guardate ragazzi, bravissimo. Questa è utopia. Io al solito l'ho detto, lo dico sempre, secondo me attualmente in Italia Utopia è la casa editrice che ha le vesti grafiche più belle. Vi ricordo, intanto, come al solito ringrazio Fede, vi ricordo che trovate questo ragazzone qui su Instagram come Nathan Wolf, fa un sacco di contenuti legati alla letteratura, autori, curiosità, insomma, super figo. Promuoveteli e divulgateli, che ne vale la pena. Vedo della gente che fa dei numeri dicendo i libri sono belli, quindi per favore siamo arrivato tardi, purtroppo, di visibilità chi se me la merita. E grazie a voi della compagnia. Ciao bimboni, ciao, 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 ciao.